Buonasera, ben ritrovati ai telespettatori dei Fatti e le Opinioni. Da questa settimana fino al giorno delle prossime elezioni regionali, il 10 di febbraio 2019, ovviamente sfrutteremo questo spazio e anche altri spazi aggiuntivi nel nostro palinsesto per fare quello che è il nostro dovere, informare gli abruzzesi sulla proposta di governo per la loro, per la nostra regione, che i candidati alle prossime elezioni regionali sottoporranno al giudizio degli elettori. È una fase questa iniziale di una campagna elettorale che sarà breve, fredda, intensa e comunque fredda meteorologicamente, forse anche calda politicamente, e comunque decisiva per il futuro della nostra regione. Quindi, come al solito, il nostro scopo, la nostra mission è quello di dare spazio al di là della par condicio, anche in forme anche più televisive, diciamo, rispetto a quelle ingessate delle tribune elettorali, alle tesi che si contrapporranno, che si confronteranno per il futuro governo della regione. In questa fase, come sapete, ci sono ancora molte candidature in costruzione, però ce ne sono alcune ufficiali. Allora abbiamo deciso di fare, insieme al quotidiano Il Centro, in una sinergia video e giornale, una serie di incontri, i primi quattro con le principali forze politiche, coalizioni politiche che si presenteranno al giudizio degli abruzzesi, almeno prima delle festività natalizie. Ci sono già delle candidature in campo e sono quelle che iniziamo a ospitare da stasera. Insieme al collega Lorenzo Colantonio, vice caporedattore del quotidiano d'Abruzzo. Buonasera Lorenzo, bentornato negli studi di Rete 8. Il primo dei nostri ospiti è Fabrizio Di Stefano. Buonasera. Buonasera a voi. Fabrizio Di Stefano, già parlamentare, senatore, deputato di Forza Italia, prima ancora esponente di Alleanza Nazionale. Ora Fabrizio Di Stefano è un, come si dice, battitore libero in qualche modo, perché al di là della sua, insomma, tradizione e penso ancora comunque adesione al centrodestra, sta dando vita a un'esperienza nuova, che è quella di un polo civico, ed è il candidato presidente, quindi si è già presentato in quanto candidato presidente di una forza che intende rappresentare non soltanto la tradizione politica del centrodestra, ma anche un valore aggiunto, che è quello di alcune liste civiche, di alcuni esponenti civici, attraverso un polo che sarà presente nell'offerta politica per gli abruzzesi il 10 di febbraio. Allora, la prima domanda che io gli faccio, poi ovviamente ci sarà il fuoco di fila anche del collega Lorenzo, è questo: è, la sua è una candidatura più politica o più civica, soprattutto in una fase come questa in cui il centrodestra non ancora riesce ad individuare una propria leadership per la corsa al governatore, Di Stefano? Io credo che questa sia una candidatura più abruzzese, perché forse non tutti si rendono conto che la nostra regione sta vivendo un momento drammatico. Noi siamo la sola regione d'Italia, purtroppo, che vive due terremoti contemporaneamente. Noi siamo una regione che ha una sanità che sta tornando in fase di commissariamento per lo sconquasso che è stato creato in questi 4 anni e mezzo. Noi siamo una regione che ha tutti i parametri in decrescita. Noi siamo una regione che ha enormi difficoltà sotto tutti i punti di vista, economico, sociale e di vita adesso. Abbiamo una bomba ecologica a Bussi che non ancora trova soluzione, nonostante quando ero parlamentare ci fu un intervento del governo importante per trovare risorse e soluzioni, ma che risoluzioni che poi non sono state date. E allora la sfida è un governo per gli abruzzesi. È ovvio che, come ha detto lei prima, la mia storia politica parla da sé, la mia appartenenza a una certa area parla da sé, ma è altrettanto ovvio che, lo hanno dimostrato in questi ultimi passaggi elettorali a più riprese varie regioni, che il centrodestra da solo non vince. In Molise, nel vicino Molise, 6 mesi fa il centrodestra ha vinto con un apporto determinante di liste civiche che hanno costituito quasi il 20% dell'apporto.
2 mesi fa nello stesso Trentino Alto Adige, dove per la prima volta ha vinto il centrodestra, nella provincia di Trento, che poi provincia e regione più o meno coincidono, le liste civiche hanno preso 5 consiglieri, Forza Italia 1, Fratelli d'Italia 0. Cioè, purtroppo i partiti hanno perso aderenza col territorio, con le problematiche del territorio, con la gente, e c'è necessità di un riavvicinamento, di un ricollegamento, di un riannodare i fili tra la politica e il territorio, che forse chi rappresenta un raggruppamento civico fatto di sindaci, ex sindaci, amministratori locali, chi ha già avuto l'esperienza in consiglio regionale, ma anche di imprenditori, di professionisti, di giovani che vogliono per la prima volta cimentarsi in politica, possono riuscire a ricollegare questi fili. Questa è la sfida che ci poniamo, soprattutto perché ormai sono quasi 2 anni che io con i miei amici stiamo lavorando anche a un progetto politico, è fatto da un programma. Quello che non si sta vedendo in questi giorni, che mi dispiace che non si veda, è il dibattito sulle idee. Qui il dibattito si fa sui nomi, i sondaggi, che per fortuna mi vedono in ottima posizione, il Totonomi, quasi fosse una selezione da Grande Fratello. Ma di che cosa si vuole fare di questo Abruzzo, della sanità abruzzese, del turismo abruzzese, dell'agricoltura abruzzese, dei fondi comunitari abruzzesi, di chi soffre in Abruzzo? Di questo non ne parla. E questo sarà il tema della nostra trasmissione, della nostra conversazione. Però vi faccio un'altra domanda, proprio per i nomi, così esauriamo subito il ragionamento, però anche per presentare un po' la coalizione. Quali e quante sono le liste che sostengono al momento la sua candidatura? Quanti candidati sono in corsa in tutto l'Abruzzo per Fabrizio Di Stefano in questo momento? Ma noi abbiamo fatto un cartello chiamato Civica per l'Abruzzo, dove vi erano raggruppati 20 sigle civiche di esperienze civiche nate in varie località abruzzesi, elezioni comunali, elezioni territoriali, cartelli che rappresentavano un'area, la Pedigna piuttosto che un'altra. Questa aggregazione di 20 liste civiche darà vita, stiamo lavorando perché dia vita, a 3 civiche, 3 liste con candidati civici. A questo si è già aggiunto, io li devo ringraziare per la fiducia e per quello che rappresentano in termini anche di immagine valoriale, il Popolo della Famiglia, che ha con i suoi componenti abruzzesi e con Mario Di Nolfi, il leader nazionale, hanno accettato di sostenere la mia candidatura. Per me, che mi sento portatore di certi valori, rappresenta un dato importante. Quindi questo in questo momento è lo schieramento. È chiaro che io auspico di riuscire ad essere il candidato unitario di tutto il centrodestra. Mi pare che, dicevo prima, ci sono vari sondaggi, ne ha pubblicato uno il Messaggero, ne sono in corsi diversi da parte dei partiti che mi vedono tutti in ottima posizione. Ritengo che questo mio messaggio quindi sia penetrato, sia stato recepito, spero che venga recepito a tutti i livelli, perché al di là del, come dico sempre, al di là della sfida, al di là di chi vincerà il 10 di febbraio, la sfida sarà come si riuscirà a tirare fuori dalle secche questa regione l'11 febbraio, dove ci vorrà un governo e una guida che sa dove mettere le mani, che abbia competenza, che abbia conoscenza delle problematiche e della macchina per partire, per cercare di recuperare i danni fatti da D'Alfonso e dal suo gruppo di riforme. Allora, Lorenzo Colantoni, il candidato è tutto tuo, come si suol dire. Vabbè, sarò il guastatore, no? No, ma lei è sicuro che siano i sondaggi il grimaldello migliore per aprire o spalancare una porta che lei spera di aprire? Non a caso i suoi manifesti sono alquanto assertivi, Fabrizio Di Stefano presidente. Basteranno i sondaggi per dire che lei vale di più di Marsilio? Ma, l'ho detto prima, i sondaggi mi danno avanti, molto avanti. E come direbbe Catalano, è meglio avere un sondaggio che ti dà avanti piuttosto che un sondaggio che ti dà dietro. Certo non basta questo. Proprio per quello che dicevo poc'anzi, cioè per le difficoltà dell'Abruzzo, io ho fatto 2 volte il consigliere regionale, ho fatto il parlamentare, ho fatto il consigliere comunale, ho
sono un imprenditore, sono un professionista, ho un insegnamento universitario in sanità, materia di cui la regione è principe nella scelte decisionali, credo di avere, e questo sarebbe la mia massima aspirazione, avere le competenze necessarie, la conoscenza del territorio e della macchina necessaria per poter portare avanti questo difficile impegno di amministrare questa regione, perché la vera sfida, è quello che spero che i partiti capiscano, non è mettere il candidato e magari farlo vincere, la vera sfida è tra un anno, due anni, tre anni provare a dare risposte agli abruzzesi e cogliere tra gli abruzzesi il consenso e l'approvazione del lavoro svolto. Vede, noi ci apprestiamo a chiudere una legislatura regionale drammatica, ma ricordo a me stesso che questa legislatura iniziò con squilli di trombe e con un entusiasmo e un plebiscito verso Luciano D'Alfonso che era straordinario. Non c'era mai stata un'elezione regionale che aveva visto un presidente vincere con tanto scarto. La vittoria elettorale è stata schiacciante, la vittoria dei risultati invece è stato un disastro. Io vorrei vincere la vittoria dei risultati. E su questo devono giocare la partita, a mio avviso, i partiti politici, perché lo vediamo anche a livello nazionale. I 5 Stelle hanno stravinto le elezioni politiche. Oggi, alla prova dei fatti, dopo sei mesi di governo pentastellato, vediamo che i sondaggi per i 5 Stelle stanno in discesa perché le risposte tardano a venire e vengono male. Quindi quello che io spero, che non siano soltanto i sondaggi a far pendere la bilancia sul nome di Fabrizio Di Stefano, ma siano soprattutto la consapevolezza che credo di avere competenze e conoscenza della macchina e del territorio tale da poter far crescere poi il centrodestra agli occhi dell'opinione pubblica abruzzese in virtù dei risultati che sono convinto con cuore, con passione e con competenza con la mia squadra potremmo riuscire a dare. Allora mi conceda una domanda, perché è importante a sei mesi di distanza elaborare una sorta di lutto tra virgolette che l'ha riguardata. In che senso? C'è un episodio che accade sei mesi fa che determina tutte le successive scelte politiche sue e che stanno in qualche modo finendo anche all'interno dei sondaggi. Le chiedo un parere, un giudizio a distanza di sei mesi, ora che il lutto può essere magari elaborato, su Nazario Pagano. Guardi, lei parla di lutti, io non parlo di maniera così tragica, non vedo che tragicità ci deve essere. Io con Nazario Pagano avevo parlato chiaro anche prima delle elezioni politiche, avevo detto che il mio obiettivo era provare, dopo aver fatto le esperienze in Parlamento, provare a dare una mano alla nostra regione. Per cui ero anche disponibile a una non candidatura in Parlamento pur di partire subito con una sfida per le regionali. Misi disse che forse era meglio passare per il Parlamento, prima per un'esperienza nuovamente per una riconferma parlamentare e quindi non discussi questo. Per il resto è chiaro che per la stampa fa più rumore la polemica politica che non l'armonia politica. Quando c'è stato motivo e momento, io di polemica politica non mi sono mai sottratto con Nazario né con nessun altro, e come me e tanti altri, anzi io l'ho tenuto in toni più morbidi rispetto magari a miei amici come Mauro Febbo, Lorenzo Sospiri, che invece sono stati anche molto ma molto più veementi nei confronti del coordinatore regionale di Forza Italia. Però già da alcuni anni a questa parte avevo, anche contro la volontà dei miei amici, avevo ritenuto che bisognasse trovare un punto di collaborazione, quindi stavo e sto tuttora in buoni rapporti collaborando. È chiaro che nella collaborazione e nel confronto ci possono essere posizioni che si condividono e posizioni che si condividono di meno. Ecco, ma quanto questo... c'è di ricomponibile alla luce di un eventuale sondaggio che finisca tra le mani di Berlusconi e che veda il suo nome premiato dalla popolarità, dal consenso degli abruzzesi, anche all'interno di Forza Italia? Quale sarà la ripercussione a suo avviso? Ma guardi, io non ho brutti rapporti con Nazario Pagano, mi ci vedo di tanto in tanto per fare il punto e per quello che ne so, per quello che mi ha detto, lui non sarebbe affatto contrario alla mia candidatura. Il tavolo nazionale ha definito una ripartizione che spetta
a Fratelli d'Italia la candidatura, e quindi è chiaro che Forza Italia, al di là del gradimento, non può certamente, secondo logiche di partito romane, non può certamente indicare il nome del candidato, visto queste logiche. Secondo me è una logica discutibile, lo ha detto anche l'onorevole Rotondi, che insomma di esperienza politica ne ha. Quindi lei non teme un veto di Forza Italia abruzzese sul suo nome? Assolutamente no, ma sarebbe illogico. Io ho fatto il parlamentare per Forza Italia fino a 6 mesi fa, non avrebbe logicità e non ci sono condizioni, perché tutto sommato non ho certamente sbattuto la porta, non ho certamente rotto i rapporti né con il coordinatore regionale né con soprattutto con gli esponenti del territorio con cui collaboro e continuo a collaborare. Per chiudere avete visto, sto cercando di sostenere chi mi sta intorno a me, lo sta facendo con massimo impegno, anche in momenti difficili dell'amministrazione comunale di Chieti, dove la guida è appunto di Forza Italia, anzi fossero tutti si fossero tutti impegnati come ho cercato di fare io con i miei amici, forse avremmo avuto risultati diversi. Per chiudere questo capitolo pagano, le faccio un'ultima domanda, poi passiamo oltre, andiamo a un fatto più reale, più attuale, più contingente. Pagano mi disse: se mi chiama se ne può parlare. A me se non concesso che sia troppo tardi o no. Ma poi questa telefonata c'è mai stata? No, mai ci siamo visti, ma io con Nazario non ci incontro, non ho problemi. Mi ha invitato al tavolo l'indomani della divisione dei partiti, quando avevano stabilito la ripartizione che l'Abruzzo toccava a Fratelli d'Italia, ha fatto un tavolo, mi ha invitato, quindi non di questi problemi. Io capisco che il gossip politico vende di più, fa più notizia se c'è lo scontro. Ho dato molto a questo tipo di gossip proprio in tempi passati, nella fattispecie. No, io, non solo io, anche altri che adesso stanno molto di più di me, che adesso stanno in perfetta armonia e sintonia con Nazario Pagano, quindi non ho questi problemi né con lui né con altri esponenti di spicco dei partiti, né di Forza Italia né degli altri partiti del centrodestra in Abruzzo. Io normalmente sono veemente nelle battaglie, non veemente contro le persone, quindi le telefonate ci sono state, ripetute, ci sentiamo, ci siamo visti, siamo stati a pranzo più volte insieme. Per cui non c'è, mi dispiace, non c'è notizia. Dico, c'è la volontà invece da parte di Nazario, e condivido, di non perdere le elezioni regionali abruzzesi. Sì, premesso che è lei che si sottopone facilmente al gossip, perché è il primo a mettere manifesti 6x3 con il suo volto e con una scritta enorme di Stefano Presidente, no? Che sanno di candidatura, ma anche di come dire, in termine, di sfida, bellico, dai, diciamolo. In termine bellico direi il cosiddetto guastatore, colui che va a guastare delle feste o una sceneggiatura già scritta, ed è anche giusto che sia così. Però si è mosso moltissimo tra i veti in questi mesi, non è solo Pagano, ammesso e non concesso che ci sia stato veto, ma anche il cosiddetto vice di Pagano, Antonio Martino, che pone un veto, o lo ha posto. Come si spiega questo ostracismo? Ha detto bene lei, lo ha posto in passato, oggi non lo pone più. Basta chiarirsi con le persone, basta cercare l'armonia. E quindi ci sono le evoluzioni nei rapporti umani. C'è stato un veto, effettivamente lei lo ha riportato sul suo giornale in maniera lucida e puntuale. Oggi non ci sono più, ci si è chiariti, e credo che anche con Antonio Martino non ci sono di problemi di questo genere. Però la politica, perdoni, non si ferma ai rapporti interpersonali o a questo, si può dire qualcosa di diverso. È il confronto delle idee, che in questo momento, a parte il sottoscritto, chiedo scusa per l'arroganza, manca. Non ci sono programmi, anche da chi è già candidato, venisco alla candidatura dei 5 Stelle, non si parla di che cosa si vuol fare dell'Abruzzo del domani, soltanto il sottoscritto con i suoi amici sta girando in lungo e largo per dire che cosa si potrebbe fare. Concludo dicendo che
in Friuli Venezia Giulia, dopo che era stato già annunciato la candidatura di Tondo a presidente della regione Friuli, l'ex capogruppo in Parlamento, alla Camera dei Deputati della Lega, Massimiliano Fedriga, che è anche mio amico perché era vicino a me di banco, è uscito con i suoi manifesti e ha detto: noi non ci stiamo perché riteniamo che in Friuli debba essere un candidato diverso, e aveva fatto alla fine è stato candidato Massimo Fedriga e ha vinto le elezioni, quindi che tutto può succedere fino all'ultimo momento, fino al giorno di presentazione. Una cosa è certa, che lo stesso dottor Colantonio ha scritto a più riprese sul suo giornale, giustamente, che si è estremamente in ritardo con le candidature. Allora, io non sono in anticipo, io sono nei giusti tempi. Esatto. È evidente. Noi ci auguriamo appunto di avere tutti e quattro i rappresentanti delle coalizioni, o tre se lei resterà candidato anche per il centrodestra, entro almeno prima di Natale, in qualche modo, proprio per dare questa opportunità ai nostri telespettatori. Però siamo in ritardo anche noi, stavolta solo con la pubblicità. A tra pochissimo riprendiamo in studio. Allora, torniamo in studio, riprendiamo con Lorenzo Colantonio, che insomma stava insistendo un po', cercando di avere qualche esternazione relativa agli alleati potenziali di Fabrizio Di Stefano, al momento infruttuosamente, Lorenzo. E riprenderemo questa incursione tra poco, però prima una domanda, è d'obbligo, perché la data delle elezioni, quelle del 10 febbraio, diciamo, potrebbe anche non essere più certa. Ci potrebbe essere una decisione da parte di qualche organo di giustizia amministrativa, ma secondo lei... C'è una notizia su cui le nostre redazioni stanno lavorando in queste ore. Sì, secondo lei, onorevole Di Stefano, votare il 10 febbraio è necessario al 100%, oppure è possibile andare a votare a maggio con un Action Day che farebbe comunque risparmiare all'Abruzzo un bel po' di soldini, 6 milioni di euro. 8. Sì, in realtà i calcoli... Sì, comunque sono sempre tanti. Guardi, io mi sono già pronunciato a suo tempo, io ritenevo che se non ci fosse stata una svista clamorosa da parte del Consiglio regionale nell'agosto scorso, non ci sarebbe stato questo slittamento di date fino a febbraio. Slitta voluta... Non voluta, io non voglio fare il grillino, però direi anche agli amici grillini: se si sta in Parlamento o in Consiglio regionale con un emolumento di una certa entità, si deve stare con gli occhi aperti e si deve stare attenti a non fare errori, perché lei puntualmente lo ha riportato sul suo giornale in maniera anticipatrice delle decisioni che poi furono prese. Lei ricorda meglio di me che c'è una discrasia tra la norma approvata in agosto e la norma vigente. Questa discrasia ha fatto sì che le elezioni, anziché tenersi come secondo me dovevano essere tenute a novembre, quindi oggi avremmo già il nuovo presidente della regione Abruzzo, sono state posticipate su decisione del presidente della Corte d'Appello a febbraio, proprio per non incorrere in eventuali ricorsi dovuti a questo errore clamoroso, secondo me in parte voluto da chi poi non sa me dirlo, del Consiglio regionale, che ha fatto due leggi che si sono andate a sovrapporre. Dire voluto è un po' rischioso, perché in realtà la decisione è stata presa da un organo giudiziario. No, voluto l'errore, voluto l'errore. Sì. Perché se la riforma fosse stata fatta bene, noi avremmo votato a novembre, al massimo a novembre, e avremmo avuto... Quindi quella decisione conteneva una bomba orologeria piazzata da qualcuno, lei sta dicendo. È evidente. Al massimo a novembre, tra l'altro abbiamo avuto una stagione autunnale splendida, quindi avremmo potuto fare una bellissima campagna elettorale, e oggi avremmo già un nuovo presidente che secondo me sarebbe stato determinante, perché il bilancio regionale l'avrebbe fatto il nuovo presidente e non quello che attualmente fa le veci del presidente, che quindi in maniera anche non per l'ordinaria amministrazione, molto spesso stanno facendo cose che di ordinaria amministrazione non ha nulla, e anche questo sarebbe da discutere.
Allora, 10 febbraio è una data indubbiamente pericolosa dal punto di vista meteorologico. Il 10 febbraio, come diceva poc'anzi lei, si espone a ricorsi da parte di chi ritiene che debba essere applicata pedissequamente la normativa approvata sotto il governo Monti, che dice che tutte le elezioni che si espletano dentro lo stesso anno solare devono essere accorpate, e quindi, essendo già state fissate le elezioni il 26 di maggio per quanto riguarda le europee, bisognerebbe accorpare queste elezioni. Al 26 di maggio è già stata accorpata sia l'elezione della Basilicata sia quella della regione Piemonte. Forse anche il primo turno delle comunali, delle amministrative? No, quello sicuramente già è accorpato al primo turno delle comunali, come fu già 5 anni fa. La stessa norma fu applicata 5 anni fa, quando il governo Chiodi chiese e ottenne l'adeguamento e la riunificazione delle date proprio in virtù di quella data, di quella norma. C'è questo rischio: se fosse vero questo ricorso presentato al Tribunale, ritengo che il rischio aumenti di questo slittamento. Aggiungiamo un altro interesse legittimo, che è quello delle civiche non rappresentate in Consiglio e in Parlamento, che dovranno necessariamente raccogliere firme, probabilmente muovendosi sugli slittini in alcuni paesi dell'entroterra abruzzese. Ma per questo noi siamo attrezzati. Siete attrezzati. Voglio dire, sì. Ci sono i pro e i contro per questo slittamento. I pro mi sembra che siano chiari, i contro sono altrettanto chiari. Noi continueremo ad avere un governo a scarsamento ridotto, solo con l'ordinaria amministrazione, ancora per altri 4 mesi, mi sembra grave. Il rischio però dell'annullamento delle elezioni dopo ricorso è altrettanto pericoloso. Per fortuna la scelta spetta un altro organo, e spero che facciano una scelta che non faccia danni e che ci consenta di avere una regione che possa al più presto governare. Certo è che se non ci fosse stato quel clamoroso errore a agosto scorso, secondo me voluto, oggi avremmo già un nuovo presidente della Regione Abruzzo. Nella galassia civica Fabrizio Di Stefano è il candidato presidente della Regione Abruzzo, ma ci sono forze politiche, liste che si stanno, anche piccole coalizioni di liste che si stanno organizzando. Noi abbiamo dei contributi relativi, insomma, ai soggetti politici che si sono fatti avanti in queste settimane, e con Fabrizio Di Stefano commentiamo anche qual è l'interlocuzione che si apre o che si è già aperta in alcuni casi con questi soggetti. Iniziamo con Azione Politica. Ieri Gianluca Zelli, che è il leader di questa formazione civica, ci ha rilasciato queste dichiarazioni che ascoltiamo. A sostegno di quale coalizione? Ma noi abbiamo detto dall'inizio, per noi il centrodestra deve andare unito, non cambiamo idea, dobbiamo trovare una posizione unitaria, dobbiamo cercarla, dobbiamo cominciare a dialogare di più tra di noi e di meno sui giornali. L'abbiamo detto l'altro giorno a Chieti, lo ribadiamo oggi. Oramai manca poco, dobbiamo fare sintesi, il centrodestra è sempre stato in grado di farla, è sempre stato bravo nel farla, dobbiamo continuare a farla anche noi qui, quindi noi ci stiamo adoperando parlando con tutti i partiti, ci stiamo adoperando parlando con tutti i potenziali candidati, perché secondo noi dobbiamo andare uniti all'interno del centrodestra. Qual è il parere di Azione Politica nei confronti del senatore Marsiglio, candidato presidente della Regione Abruzzo? Ma noi l'abbiamo detto, chiaramente rimaniamo coerenti con la nostra idea, secondo noi serve una persona di territorio, il senatore Marsiglio è una persona assolutamente autorevole, è un senatore della Repubblica, è un uomo di spessore che fa politica da tanti anni, quindi ha delle caratteristiche su cui potremmo confrontarci. È chiaro che non era la scelta che avremmo fatto per come l'avremmo fatta noi, cioè quindi lavorare sui territori, sentirci sui territori e far uscire dei nomi. Dopodiché, insomma, nel centrodestra ci sono tante anime, quindi bisogna decidere e poi lavorare sul cercare di sfruttare i punti di forza di queste persone e compensare noi. Perché a quel punto, chiaramente, secondo me, sulla posizione di Marsiglio noi saremmo ancora più importanti, perché è chiaro che mancherebbe quel contatto con il territorio che oggi siamo noi i primi a dare. L'importante è cominciare a parlare, perché sennò perdiamo solo tempo. Mi pare di capire da queste dichiarazioni che la collocazione di Zelli sia col centrodestra a prescindere. Di Stefano, lei ne ha preso atto?
No, non mi pare che sia proprio col centrodestra a prescindere, mi sembra che insomma fu un candidato presidente già indicato, non mi pare che sia una delle migliori, delle migliori aperture quella che il mio amico Gianluca abbia fatto. Se il dottor Colantonio, che è sempre attento in questo, se va a riprendere un po' di sue cronache precedenti, vede che al di là delle iniziative che abbiamo fatto insieme con Gianluca, ma ci sono state molte volte espressioni favorevoli da parte sua di sostegno alla mia candidatura, e su tanti tavoli, anche in tavoli di centrodestra, ha indicato la forte preferenza nella mia persona. È chiaro che in questo momento un responsabile di una lista che si sta formando, che ha una chiara ispirazione, come del resto il sottoscritto, di centrodestra, mantiene toni bassi e di dialogo, di apertura massima, perché dovremmo cercare, lo stesso mi sembra che sto facendo anch'io, dovremmo cercare di provare fino all'ultimo un tentativo di conciliazione di tutte le esigenze, le anime del centrodestra, ma mi pare altrettanto evidente l'affermazione netta di Gianluca circa la necessità di avere un presidente che del territorio, che conosca il territorio e che parli al territorio. Abbiamo il secondo intervento, che è questo, vi facciamo vedere tutti e tre rapidamente, perché poi vorrei andare veramente anche sui temi della campagna elettorale, perché abbiamo il gruppo che si chiama Avanti Abruzzo, ci sono forze liberali, socialiste di ispirazione, il loro portavoce è Daniele Toto. Si tratta di un'aggregazione tra movimenti politici e aggregazioni civiche, un vero e proprio contenitore politico che volge a essere protagonista per le elezioni regionali in Abruzzo e per i successivi appuntamenti elettorali. Pronti a dialogare sia col centrodestra che col centrosinistra? Pronti a dialogare con chi avrà a cuore l'Abruzzo, con i suoi problemi, la disoccupazione, la mancanza di lavoro, la necessità di nuove infrastrutture. Un'aggregazione che volge ai programmi e alle persone e poco alle realtà ormai vetuste di destra o di sinistra. Ci sono due personaggi simbolo, seppur diversi e di diversi schieramenti, di Stefano e di Matteo. Beh, la cosa incuriosisce un po'. Credo che si tratti di due personaggi che hanno a cuore il territorio dell'Abruzzo e i propri problemi, quindi non dovrebbe incuriosire. Noi dovremmo uscire dallo schema destra o sinistra, dovremmo ipotizzare uno schema di chi ha la volontà di cambiare questa regione o meno. Di Stefano ha cominciato con noi, è con noi, è qui. Sono contento che sia venuto anche Donato Di Matteo, segno di una grande discontinuità col passato, un uomo attento al territorio e molto 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 interessato al bene della regione. Potrebbe esserci anche un vostro candidato? Ma sono convinto che ci sarà. Potrebbe essere Di Stefano? Potrebbe essere, certamente. Oppure con Di Matteo, che ha espresso parole di elogio nei confronti di Legnini, potresti appoggiare invece Legnini? Credo che l'Abruzzo abbia bisogno di un candidato che sia credibile al territorio, che abbia avuto un'esperienza romana, sia un candidato pronto a declinare in realtà quelle che sono le necessità di questa regione. I nomi sono importanti fino a un certo punto. Di Stefano, Legnini? Daniele Toto? Ci ha provato la nostra collega Micoletti fino alla fine, però insomma, il profilo è chiaro, insomma. Va bene per Legnini, va bene per Di Stefano quel profilo tracciato da Toto? Beh, vabbè, se anche queste parole non sono abbastanza esplicite, penso che... No, al di là del fatto che forse voi non eravate presenti, ma il 7 settembre, quando abbiamo fatto quella grande manifestazione all'Aurum, sì, laddove doveva fare la manifestazione d'Alfonso, e invece aveva disertato, l'abbiamo presa noi, l'abbiamo fatta noi, a introdurre il mio intervento e a indicarmi come candidato è stato proprio Daniele Toto, mi sembra evidentissimo. Quindi lo diamo per parte di questa, incluso nella squadra di Stefano. Non è questione di essere incluso, mi sembra che le parole siano chiare, basta che gli fate una telefonata. Ma è ovvio che Daniele rispetti giustamente, ma come lo rispetto anch'io, e l'ho detto a chiare lettere, voi l'avete riportato ampiamente, la competenza e la conoscenza della problematica abruzzese da parte di Giovanni Legnini. Quando un raggruppamento civico con più anime dice, come ha detto Daniele, che vuole parlare di problematiche del territorio e vuole parlare al territorio, è evidente che non può dire a prescindere io chiudo a uno che di territorio ne è competente, ne capisce e lo ha conosciuto attraverso la sua esperienza politica. È altrettanto evidente, che però mi sembra esplicito quello che abbia detto,
che abbiamo iniziato un percorso insieme lo continuiamo insieme e lo chiuderemo insieme. Stiamo per evocare l'ultimo dei rappresentanti civici, Donato Di Matteo. Non so se c'è una domanda preliminare da parte di... No, ascoltiamo prima Di Matteo perché poi... Di Matteo ci porta necessariamente anche un po' sul fronte centrosinistra, quindi ascoltiamo. Io ve lo dico in maniera chiara che per me la questione è come si colloca chi vuole candidarsi rispetto alla discontinuità nelle politiche. Se non c'è discontinuità non ci sarà mai il mio sostegno. Se non c'è una programmazione, una strategia che io condivido col gruppo civico che sta insieme a me, io non farò mai iniziative solo perché si è amici. C'è da dire però una cosa, che oggi io con grande passione e interesse ho apprezzato la presa di ufficiale di una persona che io ritengo la più valida che l'Abruzzo possa esprimere. Quella persona io la sosterrò, la sosterrei se fosse veramente un ampio sistema che lo appoggia e che non ci siano persone che invece già da qualche mese lavorano per affossarlo. Guai sarebbe a perderci questa opportunità di un presidente con delle grandi qualità. E guai ancora di più sarebbe mettere in campo un presidente per farlo perdere e ridurre l'Abruzzo a un disastro generale, perché nessuno più è in grado poi di rappresentare un prestigio per la nostra regione. Di Matteo si riferisce a Legnini? Sicuramente, Legnini con cui io ho un rapporto di amicizia e di grande stima. Io starò al suo fianco se, e ho apprezzato molto quello che lui ha dichiarato, io lo ritengo una persona prestigiosa, competente, che ha le giuste relazioni per far passare questo periodo difficile per la nostra regione. Ma se non ci sono le condizioni e qualcuno vuole lavorare a far candidare una persona di quel livello, che è l'unica che rimane in Abruzzo, che ha un prestigio nazionale e direi anche oltre il nazionale, vuol dire che io a queste trappole, di cui ne ho vissute parecchie, non ci sto più. Di Seba. Che non avere... come si chiama? Di Matteo con me... è arcinoto, i matrimoni si fanno in due, qua nessuno dei due ci funziona. Credo che questo percorso, io condivido in pieno quello che ha detto l'onorevole Deramo della Lega, che ha messo un chiaro paletto su chi fino a un anno, l'anno scorso stava amministrando con D'Alfonso. La discontinuità, è troppo tardi la discontinuità. È una discontinuità un po' pelosa, insomma. Credo che non ho mai detto, non ho mai cercato nel novero delle mie liste civiche quella formazione. Altri lo hanno cercato, mi pare che anche per le elezioni del presidente della provincia di Pescara ci sia stato un gioco anche alla luce del sole tra liste di centrodestra e Di Matteo, che ha fatto un'azione di disturbo al centrosinistra per favorire un percorso che per fortuna è andato a premiare un ottimo presidente di provincia come Zaffiri. Per quanto mi riguarda, credo che non si può non fare il conto che una legislatura dura 5 anni e che se si condividono responsabilità, ruoli di potere e quindi anche meriti e demeriti, non ci si può scrollare subito all'ultimo. Lorenzo Colantonio, che poi ha scritto anche in questi giorni anche molto sul fronte che viene rappresentato da Di Matteo e anche da Gerosolimo, su quanto sì. sta avvenendo all'interno di quel mondo. Sì, aspettiamo questa candidatura così, che è stata un'indiscrezione, ma non smentita, di Gerosolimo con l'UDC. La lista dovrebbe essere presentata tra poche ore dell'UDC, quindi scopriremo l'arcano. Promesso che le farò una domanda sul programma. Meno male. Perché devo ammettere che la sua lista civica è quella che più di ogni altro, anche partito, sta scendendo sul territorio. Vedasi il convegno sulla sanità, insomma, per dibattere, per discutere di problemi reali. Ma siamo ancora in una fase di scelta di candidati, quindi questo purtroppo, ahinoi, è il tema.
e mi sembra di capire che la sua posizione in una civica sia, come dire, un po' stretta, che punti a ben altro. Quindi la domanda che ci introduce proprio Zelli è un suo parere su Marsilio. Le chiedo, mi tolga un dubbio: come e perché Marsilio si ritrova a essere tra i favoriti alla candidatura alla presidenza per il centrodestra in Abruzzo? Sul come e perché lo deve chiedere a chi lo sta sostenendo. Sul mio giudizio su Marco Marsilio non può che essere positivissimo, perché lo conosco purtroppo da 30 anni, e purtroppo perché significa che abbiamo fatto parecchia strada di politica. Viene dall'Alleanza Nazionale come me, viene dalle organizzazioni giovanili come me, quindi ci conosciamo da lungo percorso, anche se su sponde correntizie differenti rispetto dentro l'Alleanza Nazionale, quando ancora le correnti avevano un senso e quando ancora le correnti rappresentavano un momento di crescita del partito, perché c'erano contrapposizioni di idee, di progetti politici, e quindi cresceva il partito. Quei progetti e quelle idee che invece in questa campagna elettorale continuano totalmente a scarseggiare. Nonostante questo, io continuo a parlare, vorrei parlare di progetti, ma lei non me ne fa parlare. Quindi, ed è uno esponente di valore, tant'è che è anche il coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. Questo significa che in campagna elettorale troveremo sicuramente qualcuno che dirà al centrodestra: ma è possibile che in una regione di 1.300.000 abitanti il centrodestra sia dovuto ricorrere al coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d'Italia per poter individuare il presidente migliore? Che sia una persona di qualità è fuori di dubbio, che sia una persona di esperienza politica è altrettanto fuori di dubbio, che sia una persona che conosca il territorio deve ancora conoscerlo, e quindi si sta lavorando molto. Però lo stesso traccheggiare, lo stesso mettere in contrapposizione, diciamo così, amichevole, ma in competizione Marsilio, Morra, che certamente ha una storia politica abruzzese e anche amministrativa in Abruzzo, è una new entry che francamente lavora a Chieti, ma noi che siamo di Chieti dobbiamo, io conoscevo Armando Foschi, non Massimiliano Foschi come espressione politica, credo che non sia stato il miglior viatico per lanciarlo, perché è evidente che si è messo sullo stesso tavolo. Però le motivazioni le deve chiedere a chi ce lo ha scelto, lo ha indicato, in Abruzzo soprattutto, e a chi lo vuole sostenere. Per una persona che sicuramente ha grande esperienza politica e grande spessore, ma il sottoscritto 6 mesi fa si è votato in Molise, non neanche lontanamente pensato di andare a candidare presidente. Allora facciamo una cosa: siccome vogliamo veramente da questo punto in poi parlare soltanto dei programmi dell'Abruzzo, anticipiamo l'ultima fascia pubblicitaria, così torniamo in studio e facciamo una parte conclusiva più corposa dedicata a questi temi, che sono poi quelli che riguardano di più la vita di noi cittadini, di noi elettori. A tra poco. Bene, siamo tornati in studio con Lorenzo Colantoni, entriamo sui temi da sottoporre al candidato presidente Fabrizio Di Stefano. Oggi il convegno sulla sanità, i temi del suo programma sono numerosi, riguardano il territorio, riguardano le infrastrutture, in qualche modo si intrecciano con la competizione elettorale vera e propria. Ricordo che non più di un mese fa lei sì, giustamente alzò gli scudi a difesa dell'Abruzzo, quando improvvisamente rischiammo di perdere 200 milioni di euro del Master Plan Abruzzo. Fu tra i primi a intervenire contro una decisione di un governo Lega 5 Stelle. Questi fondi ci sono stati salvati, mi sembra di capire, giusto? Rientrano nel programma suo la sanità, le infrastrutture, gli interventi, dovendo fare una priorità per l'Abruzzo. Cosa mette al primo posto? Il lavoro, le infrastrutture, la salute? E
come pensa di poter intervenire? Ci sono tante priorità, sì, è vero, quei soldi sono stati rimessi al loro posto, ma questo è un governo che purtroppo troppo spesso va a recuperare scivoloni fatti. E di oggi la famosa norma sulle automobili, che se dovesse diventare legge, quell'emendamento sarà un disastro per l'industria automobilistica italiana e soprattutto per le classi più deboli italiane, quelle che possono permettersi macchine meno nuove. Di Maio ha detto ci confronteremo e interverremo e correggeremo, forse è meglio confrontarsi prima e tirare fuori il progetto dopo. Le priorità abruzzesi sono purtroppo tantissime. Io credo che è evidente che quello che ha detto lei sono più o meno tutte allo stesso livello, perché la sanità è una voce troppo importante, in primo luogo perché riguarda le classi più deboli, cioè coloro che stanno male, coloro che soffrono, e quindi non molto spesso gli anziani, e quindi è una priorità, ma anche perché in termini economici è quello che copre oltre l'80% del bilancio della regione. E quindi, sapendo gestire la sanità in termini di servizi, si dà il senso della civiltà di una regione, di un popolo, nel senso dell'assistenza a chi sta poco bene. In termini economici si liberano risorse per far crescere la regione, ma l'occupazione è un altro dei drammi. Allora noi dobbiamo capire come l'Abruzzo può tornare a crescere, perché oggi i dati dicono che siamo in decremento. Io credo che noi abbiamo una sola strada: puntare sulla nostra identità. Che significa puntare sulla nostra identità? Significa che l'Abruzzo è una regione meravigliosa, con mille potenzialità ma inespresse. Noi abbiamo soprattutto due grandi potenzialità, che una non è quasi per niente partita e l'altra arranca. Mi riferisco al turismo e all'agricoltura. Sono le nostre due grandi ricchezze in nuce, cioè che non ancora espresse. Perché non possiamo pensare che tornino, come negli anni 70 e 80, nuovi insediamenti industriali di grande livello. Non ci sarà più una Sevel o una Magneti Marelli in Abruzzo. Dobbiamo far sì che questi grandi insediamenti che ancora restano in Abruzzo perseverino, non delocalizzino, come si sta facendo troppo spesso, e che ci siano le condizioni per farli restare in Abruzzo per mantenere quei livelli occupazionali. Ma detto questo, il resto dell'occupazione abruzzese non può che nascere da queste due grandi ricchezze. Però non è possibile che noi abbiamo una regione che non è in grado di promuovere se stessa. Non è possibile che ad esempio le patate del Fucino debbano essere esclusivamente promosse dalla Findus quando dice che il suo ministro non ci sono le patate del Fucino. Non è possibile che quando uno mangia un risotto alla milanese non conosce che lo zafferano è aquilano, è di Navelli, e pensa che sia della Pianura Padana perché sta vicino a Milano. Non è possibile che noi continuiamo a vendere il nostro vino per due terzi sfuso e un terzo in bottiglia, quindi depotenziando il valore economico di quel prodotto e arricchendo invece i mercati di altri e i nostri concorrenti. Non è possibile che si fanno le sagre del Festival del Tartufo ad Alba o a Norcia e poi quel tartufo su quelle tavole è il tartufo abruzzese, perché l'Abruzzo è la più grande regione di produzione di tartufo, ma nessuno lo sa. Noi dobbiamo promuovere il nostro territorio come un unicum, come un terroir, come dicono i francesi, e quindi anche tutta la parte turistica. La costa, che non sarà la più bella, però è l'unica che ha a 30 minuti di auto una montagna meravigliosa, che non sarà la più attrezzata come quella delle Dolomiti, ma c'è la neve quando sulle Dolomiti non ci sono. Ma abbiamo le ricchezze culturali, abbiamo le ricchezze religiose, che non sarà Roma ma certamente non è seconda a tante altre realtà. Abbiamo il miracolo eucaristico, abbiamo il volto santo, abbiamo tantissime ricchezze che non vengono espresse. Allora è puntando su questo, sulla loro valorizzazione, sul marchio Abruzzo, su quello che può essere un Abruzzo di identità, perché nel mercato globale tutto si può togliere. Purtroppo le industrie vengono delocalizzate perché vanno a torto, e con un governo che non difende gli interessi italiani vanno su altri territori, altre nazioni. Ma l'unica cosa che non ci possono
togliere è la nostra identità, cioè quei 3.000 anni di storia, di cultura, di tradizioni, di artigianato, di cultura, di quello che è l'Abruzzo, che noi dobbiamo vendere nel grande mercato del mondo. Prego. Sì, no, mi va ad interloquire, dette così sono cose molto che belle, sono sogni. Significa, sono ad esempio, sogni. Significa ad esempio non fare un volo da Pescara a Cagliari o a Catania, perché io non capisco finanziare quel volo che cosa porti di turismo in Abruzzo, perché non credo che ci sia un sicolo o un sardo che venga con quel volo a fare vacanze in Abruzzo, piuttosto ci sarà qualche abruzzese che se la può permettere che va a fare vacanze in Sardegna o in Sicilia. E allora puntiamo sui grandi mercati dell'est europeo, l'Estonia, la Lituania, la Russia, che sono oggi portatori di grandi interessi. Ci sono 220 milioni di turismo dell'est che punta verso l'Europa, secondo i dati statistici, nei prossimi 10 anni. Questi 220 milioni, 140 guardano all'Italia. Se non riuscissimo a intercettare l'1% di questo 140 che guarda l'Italia all'anno, avremmo già una regione diversa. Ma perché? Che cosa ci manca a noi rispetto a un'Umbria o alle Marche o alla Toscana? Nulla. Non sappiamo vendere il nostro prodotto. Che perché il nostro vino vale, o la nostra cultura vitivinicola vale 10 in Abruzzo e vale 40 in Toscana o 60 in Trentino e in Veneto? Evidentemente c'è un'impostazione di approccio a un marchio Abruzzo che noi non abbiamo mai pensato di valorizzare. Perché, perché Gardone Riviera diventa simbolo di ricchezza e di fortuna economica con D'Annunzio sul lago di Garda, e invece a Pescara D'Annunzio non porta un centesimo di... È evidente che noi abbiamo per anni sottostimato le nostre grandi potenzialità. Perché non pensiamo, ad esempio, e qui il discorso delle infrastrutture, le nostre potenzialità portuali? Perché non pensiamo che se un porto nostro non venga lasciato insabbiato, come è stato fatto in questi anni, possa diventare anche sede e passaggio di turismo crocieristico? Perché non pensiamo che si possa fare, come aveva già fatto la Camera di Commercio di Chieti e la Regione Abruzzo, questa Regione Abruzzo ha bloccato, un collegamento diretto da Ortone e Ploce, e a 50 km da Ploce c'è Medjugorje, e intercettare tutto quel traffico religioso che oggi invece fa il periplo dell'Adriatico? Perché non pensare che tanti siti archeologici abruzzesi, da Alba Fucens alle Terme Romane di Chieti, da Teramo o alle bellezze della valle dell'Aterno, non vengano sfruttate a fini turistici, mentre in tante altre realtà funziona in maniera meravigliosa? Perché la Film Commission, ad esempio, in Puglia, in Basilicata, io non parlo del Trentino Adige, ma in Puglia e in Basilicata ha portato ricchezza, ha portato turismo, ha portato flussi economici, e in Abruzzo non parte, non funziona e non è capace di intercettare un solo grande regista? Perché noi non comprendiamo che anche la cultura abruzzese, che è fervida e ricca, non debba diventare strumento di economia? Perché le nostre montagne, che sono, non sono da meno a quelle del Dolomiti, d'estate sono poco fruite, mentre lassù sono piene? Per quale motivo tutta la nostra produzione artigianale di grande qualità non trova sbocco nei mercati? Perché non c'è un sostegno adatto a far conoscere, a far partire, a sostenere le grandi imprese che devono fare questo. La interrompo, se no l'elenco diventa infinito, e lunedì staremo ancora qui a parlare di perché. No, le faccio una critica, le faccio un appunto. Lei lancia una serie di desiderata, quasi a mo' di spot. In realtà, come un aspirante presidente, dovrebbe spiegarci già i rimedi. Le faccio un esempio: quando mi parla di marchi da creare in Abruzzo, significa individuare le voci, i fondi che possano creare dei marchi.
Mi spiego ulteriormente, l'occupazione oppure la sanità. La sanità, parlare di sanità in Abruzzo significa iniziare a affrontare per esempio un tema del decreto Lorenzin, un po' tecnico. Come lo superiamo il decreto Lorenzin? Ecco, dove fermiamoci poi qui perché eccetera. Poi abbiamo 5 minuti per cui dobbiamo. È possibile che oltre a fare un lungo elenco lei ci dica un rimedio quantomeno? Ah sì. Il primo rimedio, la prima cosa che lei allora, fa. Sulla sanità penso che oggi pomeriggio a Pescara, se i vostri corrispondenti vi hanno riportato, abbiamo già detto come la pensiamo, come si può recuperare le strutture che oggi vengono lasciate dismesse e invece valorizzarle, come si può aumentare i servizi risparmiando sulla spesa. Come si può, utilizzando bene l'apporto che il privato ci può dare, razionalizzare la spesa, come si può non evitare la competizione campanilistica tra le strutture ospedaliere dei quattro capoluoghi, ma invece sinergizzarli per offrire una migliore sanità e più forte sanità agli abruzzesi. Questo l'abbiamo spiegato, se mi invitate a una trasmissione apposita, ridico quello che ho detto oggi a Pescara, ma come avete visto a Pescara mi ci sono voluti 20 minuti, mi ci vorrebbe almeno la metà anche qui. Come evitare ad esempio di abbandonare e di smettere tutte quelle strutture ospedaliere che oggi abbiamo anche nelle zone disagiate e come poter rendere migliori servizi proprio nelle zone disagiate, perché le zone disagiate, l'entroterra è oggi un peso ma può diventare una ricchezza. Come può crescere l'Abruzzo dal punto di vista occupazionale e che cosa deve fare una regione? Già gliel'ho detto, per i porti, per quanto riguarda l'aeroporto, basta con voli inutili, sì a voli che intercettino turismo. Colleghiamoci ai grandi operatori, ci sono, bussano alle nostre porte, affianchiamoli, utilizziamoli. Possiamo noi fare un unico grande marchio Abruzzo, dove mettere tutto il contenitore. Quando si va al Vinitaly, l'Abruzzo non deve mostrare soltanto la sua bottiglia di splendido vino, ma deve far vedere a chi passa quello che i francesi definiscono il terroir, cioè tutto ciò che è l'humus intorno al quale nasce quel prodotto, e far nascere un sogno, la storytelling, dicono gli esperti, io non ne capisco ma mi aggiorno. Far capire che c'è un mondo intorno a quella bottiglia ed è un mondo meraviglioso da invitare a conoscere. E siccome i grandi vettori turistici hanno necessità di offrire sempre qualcosa di più e di nuovo ai loro fruitori, è evidente che l'Abruzzo, visto che è stato sempre all'angolo, oggi può rappresentare qualcosa di nuovo e, se noi sappiamo farlo, anche di più. Cosa deve fare la regione? Deve mettere in rete questo, deve mettere in sinergia questo, deve ricreare, a mio avviso, un'azienda unica di promozione dell'Abruzzo, che sia turistica, che sia agricola, che sia dell'artigianato, che sia del manifatturiero, che sia del prodotto culturale, e deve lanciarsi nella sfida dei grandi mercati. Lo può fare una regione affiancando i privati, non sostituendosi i privati, affiancandoli e sostenendoli, perché la grande impresa, la Sevel, non ha bisogno della regione per andare a promuovere il proprio prodotto, ma la piccola l'impresa abruzzese ha bisogno di un ente che abbia questa forza. Questo può fare, lo deve fare, una regione capace, competitiva, che sappia sfruttare i fondi europei. Bisogna creare dentro la regione Abruzzo una struttura specifica per intercettare le risorse europee, non soltanto per la regione ma anche per i comuni, anche per i privati. Ci sono grandi risorse che noi non cogliamo. Dobbiamo cogliere quelle risorse e lo possiamo fare tutti insieme con un grande Abruzzo migliore. Allora, siamo veramente in chiusura, Lorenzo. C'è un'ultima telegrafica domanda. La domanda che le faccio è semplice. Per lei vale il tutto o il niente o c'è una via di mezzo? Mi spiego in altra maniera. Potrebbe bastarle semplicemente una poltrona in emiciclo? Mi hanno già offerto le candidature al Parlamento europeo, che sono anche molto più comode, non fosse altro perché sono più remunerate, con meno responsabilità e ci portano anche a conoscere qualcosa di diverso. Le poltrone le ho già avute, alla regione le ho già conquistate grazie al consenso degli abruzzesi. Mi ricordo a me stesso che sono sempre stato il primo degli eletti ogni volta che mi sono candidato in Regione Abruzzo. Io mi potrebbe bastare realizzare un sogno, quello di cogliere negli occhi degli abruzzesi la gratitudine e il riconoscimento e l'apprezzamento
per il lavoro, la passione e l'impegno e l'amore che io vorrei mettere a servizio della mia regione. Grazie. Grazie Fabrizio Di Stefano, grazie Lorenzo Colantonio e grazie ai nostri telespettatori. Torneremo venerdì prossimo con i nuovi appuntamenti, sperando intanto nel frattempo ci sia qualche definizione più chiara delle candidature. La chiarezza comunque, anche come ha risposto all'ultima domanda, c'è rispetto alla candidatura a Presidente della Regione di Fabrizio Di Stefano, che ringraziamo. Arrivederci. Grazie a voi.